Ciao a tutti ragazzi, io sono Mara di Mera Mera e oggi siamo qui con il nostro commento al capitolo 1005 di One Piece. Vi dico subito che anche in questo capitolo non ci concentriamo sulla guerra che sta avvenendo sul tetto, quindi la forma ibrida di Kaido ancora non vuole farcela vedere, è un po' come il capitolo scorso, quindi vediamo soprattutto il piano di Black Maria, ma anche un po' la situazione generale. Comunque a mio parere questo capitolo merita anche di più del 1004. Adesso comunque iniziamo l'analisi. Allora, per prima cosa, la copertina è nuovamente una copertina su richiesta dei fan e vediamo Katakuri che mangia una ciambella semplicemente. Ancora Oda non ha iniziato una mini avventura, probabilmente di sto passo vorrà iniziarla dopo la saga di Wano o magari dopo la fine dell'atto 3, dato che veramente da tanti capitoli stanno uscendo cover su richiesta. Allora, iniziamo subito vedendo quello che sta succedendo nella sala in cui troviamo Black Maria, le sue subordinate e Sanji. Allora, Black Maria dice di aver riempito l'entrata di ragnatele apposta per tendere una trappola a Nico Robin. E inoltre vediamo che proprio con le sue ragnatele forma una specie di tirapugni con il quale tortura Sanji affinché urli il nome di Nico Robin, perché a quanto pare si sono preparati per una trasmissione su tutta l'isola. Sanji sembra resistere a questi pugni, infatti le serve di Black Maria sono impressionate, sono quasi commosse, ma Sanji ferma Black Maria da questa tortura, gli chiede di fermarsi e urla il nome di Nico Robin dicendole di venirlo a salvare. Con lo stupore infatti delle serve di Black Maria stessa, che pensavano a una risposta più eroica, cosa che ovviamente non avviene. E intanto vediamo che i servi di Kaido, i famosi servi di Kaido con il foglio di carta davanti e l'occhio disegnato, trasmettono la voce di Sanji in tutta Onigashima. Proprio in questo momento vediamo una situazione generale dell'isola, vediamo Chopper che sta preparando il siero contro la malattia, vediamo la ciurma di Kid che si stupisce delle parole di Sanji e le dichiara patetiche, e vediamo anche Beppo che non si sa dove sia, anche lui perso nei meandri di Onigashima, anche se io in realtà ho molta fiducia su questo personaggio, anche se letteralmente di lui non abbiamo visto praticamente niente, ma secondo me lui si unirà in qualche scontro. Vediamo Jinbei che sta combattendo con Who's Who, in realtà non vediamo proprio il combattimento, ma vediamo semplicemente una vignetta, e capisce che Nico Robin è stata targettizzata dalla ciurma di Kaido proprio per le informazioni che lei ha e per le sue capacità. Vediamo anche Franky contro Sasaki che dice quale tipo di uomo farebbe una cosa del genere, ovvero chiamare una donna ad aiutarlo. E l'ultimo scenario che vediamo sono Nami e Usopp che stanno continuando a correre insieme a Tama, e Nami capisce che probabilmente sta combattendo contro una donna, per questo è inerme. Subito dopo, Sanji chiede di essere liberato come aveva promesso Black Maria, ma lei dice che ormai la cosa si è fatta personale e vuole tenerselo come pet, come animale da compagnia, esattamente come ha fatto con gli altri. E vediamo altri uomini legati a delle ragnatele, esattamente come Sanji, raggruppati in un angolo. Sanji ovviamente si rifiuta e Black Maria si prepara a dargli il colpo definitivo per metterlo fuori gioco. Ma proprio in quel momento vediamo un colpo gigantesco mano di Robin che colpisce Black Maria in pieno. Black Maria infatti si stupisce e chiede come ha fatto a presentarsi lì senza passare per le ragnatele, e lei dice che il suo corpo può sbocciare ovunque. Poi una scena molto bella, molto badass per Robin, dove dice che lei ha passato metà della sua vita in organizzazioni criminali e ovviamente vedere i suoi amici trattati male porta fuori il diavolo che è in lei. Finalmente, ragazzi, voi sapete che secondo me Robin è un personaggio che va rivalutato abbastanza. Vediamo una scena cazzuta riguardante lei e sono sicuro che non sarà l'unica. Un altro personaggio che secondo me deve essere rivalutato, in realtà è già stato rivalutato come si deve a Whole Cake Island, e Brook, che proprio in quel momento arriva e con il potere del congelamento che ha la sua spada,
libera Sanji e dice che con lo stesso potere ha rotto, diciamo così, le altre ragnatele. Sanji, una volta libero, dice a Brook e a Robin che si sta dirigendo verso il posto in cui hanno trovato Kinemon e gli altri. E intanto Robin si prepara a scontrarsi con Black Maria. Intanto vediamo lo scenario di Yamato, Momonosuke e Shinobu e veniamo a conoscenza che quei personaggi che hanno questo foglio di carta con l'occhio disegnato sono in realtà dei cyborg. Queste unità si chiamano Marys e praticamente gli animali che hanno questo foglio vagano senza meta per Onigashima e le loro controparti umane vedono quello che vedono loro e allo stesso modo funziona con i suoni, per questo che la voce di Sanji si è sentita in tutta l'isola. Ovviamente loro avendone trovato uno, avendo trovato per l'esattezza quello del topo, sono stati scoperti dalle truppe di Kaido, quindi Yamato fa mettere Momonosuke all'interno del suo kimono e esce insieme a Shinobu ad affrontare i subordinati di Kaido. Si stacca su un'altra scena ancora e vediamo Jack, che a quanto pare non è completamente fuori gioco come pensavo, perché secondo me Jack aveva finito, aveva dato tutto ciò che poteva dare, ma in realtà vediamo che è ancora in piedi, bendato ovunque, nella sua forma completa, quindi la forma mammut, che si dirige dove si trovano i foderi rossi e dice a Black Maria di non andare perché secondo lui, anche se sono sul punto di morte, i foderi rossi non sono cosa da Tobiroppo, ma se ne deve occupare una calamità. Inoltre lui sta pensando fortemente a Inuarashi, Nekomamushi e Raizo. Torniamo nello scenario di Black Maria, vediamo che lei sta parlando con Jack effettivamente, dice che lo sta sottovalutando. Black Maria si scopre la schiena e vediamo sulla sua schiena un tatuaggio con scritto pericolo di una donna praticamente. E inoltre Black Maria sta sfoggiando in questo momento un'arma molto strana, a quanto pare infiammata, non si capisce se è un ascio o semplicemente una mazza ferrata, con la faccia di un demone sopra. E l'ultima vignetta vediamo Brook e Robin che dice all'affermazione di Black Maria, ovvero che lei appartiene da adesso in poi a Kaido, dice no grazie, preferirei morire. E Brook ovviamente è emozionato di vedere Black Maria in quello stato. Inoltre, ultima cosa, la prossima settimana il capitolo non sarà in pausa. Allora ragazzi, di cosa ci apre questo capitolo? Beh, intanto abbiamo capito cosa sono questi servitori di Kaido con il foglio davanti e l'occhio, si chiamano Marys. E vi dico subito che il video di mercoledì tratterà proprio di loro. Inoltre un'altra cosa di cui dobbiamo fare molta attenzione è la situazione dei foderi rossi. Come sappiamo in questo momento c'è una persona insieme a loro che non sappiamo chi sia e Jack sta arrivando per finire il lavoro di Kaido. Le cose sono due: se Jack arriva in quella stanza prima di Sanji, allora questa sagoma deve essere per forza un personaggio che è assolutamente in grado di tenere testa a Jack, anche di sconfiggerlo da solo, anche se comunque calcolate che Jack non è al pieno delle sue forze perché ha già combattuto sul tetto. Però come avevamo detto settimana scorsa, in realtà i personaggi che probabilmente si nascondono dietro quella sagoma probabilmente non sono in grado di andare contro Jack, che ricordiamo è una calamità. Quindi quello che vedremo molto probabilmente è Sanji contro Jack. Quindi alla fine Sanji sta per andare contro una calamità, anche se non è quella che tutti ci aspettavamo, ovvero non è Queen e soprattutto Jack in questo momento non è al pieno delle sue forze. Come ultima cosa vorrei dire che l'incontro tra Black Maria, Robin e Brook è un incontro molto sentito all'interno del capitolo, però è una cosa che riguarda, almeno a me sembra, che riguardi soltanto Robin e non Brook. In questo momento, infatti, sia lo scheletro che Sanji sono i due personaggi che hanno più scenari aperti, perché nonostante Brook in questo momento si trovi di fronte a Black Maria, per me lei non sarà il suo sfidante finale della battaglia, insomma. Esattamente come lo è stato per Sanji. E allo stesso tempo Sanji, che adesso è scappato dalle grinfie di Black Maria, io non so adesso quale sarà il suo avversario vero, perché comunque credo che Sanji contro un Jack in quelle condizioni possa cavarsela benissimo. Con la Red Suit probabilmente potrebbe anche one-shottarlo, perché veramente
Jack, secondo me, intanto ha già dato quello che doveva dare all'interno della storia e poi, ripeto, è stato sconfitto già sul tetto, adesso si è semplicemente rialzato. Credo infatti che i prossimi capitoli, che sono sicuro ancora non ci faranno vedere la situazione sul tetto, ci chiariranno le idee su questi due personaggi, almeno lo spero. Comunque ragazzi, io sono Mara di Meramera, vi ringrazio di aver visto questo video, vi ricordo che questa sera saremo in live su Twitch insieme al Gun, risponderemo alle vostre domande, qualsiasi domanda ovviamente. Vi invito a seguirci su Telegram e su Instagram, vi saluto, ciao a tutti.